spettatori per la rubrica Per crederci ancora in qualunque cosa che noi facciamo. Oggi abbiamo in studio il presidente di IGEA, Raimondi, Roberto, la figlia Federica, che so che è un esperto per i corsi e tutto. Roberto, noi parlammo l'altra volta che tu hai fatto una denuncia, niente Sì. ancora. No, su quello non abbiamo. Vabbè, ma i tempi della magistratura in Italia sono abbastanza lenti, come sappiamo bene. Ma quello era Non mi giudicante, aspetto, quello non mi investigativo dovrebbe aspetto, sì, essere non mi aspetto una convocazione. Dobbiamo vedere un po', poi con i nostri avvocati, vedremo un po' nei prossimi giorni, perché quella denuncia all'esposto viene passato prima dall'autorità, diciamo, in quel caso sono stati i carabinieri forestali. Poi viene passato al magistrato assegnato. Ora bisogna vedere chi è il magistrato che è stato assegnato a questa cosa e poi subito dopo vedremo un attimo di essere vabbè. convocati. Vabbè, e quindi praticamente noi rimanemmo, accennammo un poco a quello che si deve fare in campo preventivo, Sì. a livello, per non succedere di nuovo queste cose che sono Certo. brutte, soltanto a pensare, a parlare, quello che sta succedendo. Parlammo un poco che mancava un'informazione e anche una certa professionalità all'affrontare queste tematiche. Tu, nella qualità di presidente, mettesti in evidenza che si può fare tantissimo, ma bisogna avere le persone che devono istruire per fare in modo che in senso preventivo queste cose non succedano. Dicesti che bisognava un poco fare le linee Taglia che fuoco. tagliafuoco e altre cose. Vuoi aggiungere qualche cosa a questo? Sì, fondamentalmente bisogna dire questo, cioè l'Italia è un paese in cui manca essenzialmente la prevenzione, cioè la prevenzione non viene mai attuata a nessun livello, anche se parliamo di sanità o di prevenzione di furti, di rapine, noi abbiamo un grande problema di prevenzione. Siamo un paese che si occupa essenzialmente del problema quando ce l'ha, non del problema prima di farlo accadere. Questo è un problema perché grande, perché i problemi, se affrontati in maniera preventiva, funzionano molto meglio e costa molto meno affrontarli. Io che mi occupo di ambiente so bene che la prevenzione è alla base di questi ragionamenti, perché se tu vai a fare Va in tutti i prevenzione di un settori. incendio, ti rendi conto che fermare un incendio prima che l'incendio parta significa evitare danni per milioni di euro, oltre che rischi per persone e cose. Chiaro, no? Quindi ecco l'idea di fare le linee tagliafuoco, La di fare la prevenzione, sentieristica, esatto. adeguare le strutture. Adeguare le strutture che ci Per esempio, sono, noi viviamo esattamente. il periodo del terremoto, ci preoccupiamo di una scossa 4.0 in Giappone, che fanno prevenzione e costruiscono sistemi, pure una scossa 7.0 non Non succede succede nulla. E niente. questo è Questo è quello proprio che tu dicevi della esattamente quello, prevenzione. sì, esattamente questa Quindi cosa qui. dobbiamo iniziare a fare un discorso culturale principalmente. Assolutamente sì, È proprio assolutamente. perché culturale, cioè abbiamo tua figlia Federica che si interessa un poco dell'aspetto anche divulgativo di queste cose. E parlavamo con tuo padre per quando ci stanno i vari problemi che dobbiamo affrontare. Qual è il più importante? Ah, sicuramente noi ad oggi stiamo affrontando un periodo di grandi crisi. Fra le varie crisi ci sta sicuramente quella ambientale, Questo è importante. quella climatica, e quindi abbiamo bisogno sicuramente di persone che siano esperte e che sappiano appunto affrontare tutte le difficoltà che queste crisi comportano e comporteranno. Sicuramente ad oggi quindi c'è bisogno di nuove figure che magari 50, 60 Bravissimo. anni, 60 anni fa non concepivamo perché non ce n'era alcun bisogno, ad oggi invece sono assolutamente essenziali. Una di queste figure, a mio parere, è sicuramente la formazione di tecnici, per esempio, e di persone competenti nell'ambito della biodiversità. Ecco, questa è una cosa, perché parlarne Perché? oggi? Perché la biodiversità è alla base dell'equilibrio del nostro pianeta. Prima di tutto, la biodiversità è una parola molto, diciamo, utilizzata, ma poco capita, poco realmente conosciuta. E invece è essenziale perché tutto ciò che fa fruire gli ecosistemi,
tratta appunto di biodiversità, quindi di equilibrio tra specie viventi, animali, piante di qualsiasi natura, batteri di qualsiasi natura stiamo parlando, tutto questo e il Cioè, rapporto tra di loro mettere fa in la equilibrio biodiversità. quello che era normale. Esatto. E ovviamente come si fa, come si potrebbe aiutare gli ecosistemi a sopravvivere e a tutelare gli ecosistemi se non si ha una formazione adeguata in tale ambito? È come dire ad un medico di operare ad occhi, cioè A senza questo una punto preparazione ti di 6 anni. interrompo un secondo perché il presidente, tuo padre, disse: poi c'è stato l'incendio di tutta la zona del parco Sì. di Cavalto, ha Di vicino ai detto, Camaldoli. mo ci dobbiamo preoccupare di mettere tutto di nuovo a regime, organizzare di nuovo per fare in modo che si Per queste cose ci vogliono raggiunge poi anni. anni e quindi bisogna piantare gli alberi, piantare queste cose. Quindi utilizzare questo sistema della biodiversità. Assolutamente, soprattutto bisogna capire anche che anche andare a modificare o appunto a ricreare degli ecosistemi, come per esempio nel caso dei camaldoli, deve essere fatto con assoluta conoscenza, perché anche mettere per esempio una specie sbagliata può Infatti, totalmente danneggiare, invece di fare una cosa buona, si rischia di come danneggiare hanno fatto completamente sopra un il Virgiliano, ecosistema. hanno messo i pini che Esattamente, il pino là era un qualcosa di assolutamente inutilizzabile perché va a radici rompere vanno le in Arizona, strade. infatti. E quindi è là proprio c'è un problema Presidente, culturale. dovete fare in modo che queste persone diventino veramente saggi e professionalmente, perché in effetti io questo sto notando, che si ostinano a piantare ancora i pini. Sì, perché è un fatto culturale. La cartolina, in maniera romantica, la cartolina di Napoli prevedeva comunque Ah, boh, l'utilizzo dei pini, e invece di pensare che invece altri alberi tutelerebbero molto di più la città, le ma non strade solo. e anche il benessere Tante collettivo, persone hanno avuto incidenti di con lo scooter, assolutamente. con le macchine e tutto, proprio per questa deformazione dei pavimenti e tutto. Federica, quindi praticamente tu, nella tua cultura specifica, hai previsto di fare anche dei corsi? Sì, io ho fatto già, ho lavorato per circa un anno per la Regione Campania per formazione appunto di personale che si occuperà poi di verde pubblico, e assolutamente sono predisposta a continuare comunque a farli nel momento in cui ci sarà la possibilità, perché appunto formare persone adeguate con una coscienza e conoscenza di ciò che andranno poi a fare sicuramente ci aiuterà tutti. Più o meno, che tipo, quali materie possono essere utili per questo tipo di Ah, per corso? esempio, nei corsi che erano incentrati sul verde pubblico che ho tenuto io, sicuramente si inizia a capire, per esempio, si iniziava a capire l'importanza di avere del verde all'interno, per esempio, delle metropoli, perché è così importante avere boccate di ossigeno, diciamo, e perché le piante riescono a darci ossigeno, quindi il funzionamento stesso, ma anche per esempio il saper distinguere un terreno piuttosto da un altro, o anche l'importanza e il tempo che necessita per esempio un territorio per riformare un centimetro di humus. Cose che possono risultare banali quasi, però Quindi se sono. ci vogliono discipline in generale, tipo sulle scienze naturali, Assolutamente, quindi un sì. poco di cultura dei vari terreni, i vari tipi di Se si tratta di piante, biodiversità invece in generale, quindi non soltanto di verde pubblico, ovviamente il discorso si espande a tutto il regno anche animale, ad esempio, i vari. che quindi è un'altra grande parentesi, che però ovviamente sono tutte che si Quindi parlano tra di prevedere loro. almeno un 100 ore a livello di computer, quindi Sì. per vedere, Formazione. quindi tutte queste materie. Vabbè, e qualche altra materia importante che può essere questo, qualche tecnica proprio Guarda, manuale? quando parli di biodiversità, tu, come diceva Federica, parli di tante cose. Cioè dentro c'è l'agronomia, c'è la zoologia, perché Sì. parli di animali, parli di batteri, parli di funghi, quindi miceti.
stai parlando praticamente di tutto. Parlare di biodiversità significa parlare di tutto, perché come diceva Federica, sono totalmente d'accordo, tutto quello che riassume la parola biodiversità si può dire in una parola che si chiama equilibrio. Se io e te oggi decidiamo di danneggiare un terreno sversandoci qualcosa di inquinante sopra, per danneggiarlo ci mettiamo 10 minuti, il tempo di scaricare un camion con dell'inquinante, per rimettere a posto quel terreno ci vorranno perlomeno 4 anni e tantissimi investimenti economici, perché non si riesce a pulire un terreno, e l'abbiamo visto con la terra dei fuochi in Campania, no? Cosa è successo? Perché pulire costa molto, ma poi non è solo pulire, è ripristinare un equilibrio, che è una cosa che lo fa la natura, che lo fa gratis, lo fa benissimo, ma se lo dobbiamo fare noi costa tantissimo. Perché per esempio, Federica parlava di humus, no? Ed è l'humus Terreno, è soltanto i il primi 3 terreno. centimetri di terreno, la parte più superficiale del terreno. Però è quella parte che senza la quale non esiste l'agricoltura. Se noi non abbiamo l'humus non c'è agricoltura, se non c'è agricoltura non c'è produzione. Non so, Ci capite cosa permetterà, stiamo sì. parlando? Quindi questa roba non è banale, sembra banale, ma è di un'importanza straordinaria. Creare un centimetro di humus, naturalmente la natura ci mette 100 anni, un solo centimetro di humus, perché è il prodotto della degradazione di materiale organico. A livello di bagnolo, l'inquinamento che c'è stato, Lì, per esempio, hanno usato, vuole secondo me 50.000 poco, sì. poco, hanno usato il concetto di fitodepurazione, perché anche lì che cosa fanno? L'idea che fu portata avanti anche da Antonio Di Gennaro come agronomo, professore di agronomia, era quella che hanno usato anche a Giugliano, dove ci sta San Giuseppiello, dove c'è la Resit. Cioè, cosa fanno alla Resit? Alla Resit avevamo l'inquinamento da cromo esavalente, che era stato scaricato dal camion Bidognetti. C'era il cromo esavalente da cancro alla prostata e alle basse vie urinarie. E la zona è stata depurata. Adesso, se voi andate a fare le analisi del terreno di San Giuseppiello, è pulito soltanto usando i pioppi. Perché i pioppi hanno la In quanto tempo? caratteristica, in circa 4 anni, 3 anni e mezzo, i pioppi hanno la caratteristica di assorbire i metalli pesanti dal terreno e li stoccano dentro al tronco. Quindi usare le piante, sapere usare le piante, può servire anche a bonificare i terreni. Questo per E dire, e quindi torno alla questa cultura gliela biodiversità. dovrebbe tenere di sapere E quale questi qua piano. sono, allora, qua ci sono scienze naturali, laurea in scienze Cioè, naturali, dico. biologia, geologia. Un professore di scienze naturali può portare a fare questi corsi? No, per esempio questa, ci vogliono varie, allora per questo la biodiversità è una cosa importante, perché la biodiversità non è solo l'agronomia, è l'agronomia, la zoologia, la biologia, la geologia, ci sono tutta una serie di figure che operano, perché è l'insieme di tante cose. E oggi quello che è fondamentale, perché in tutti i parametri che vengono chiesti dalla comunità europea, per la formazione, per gli appalti che vengono dati, la prima cosa che viene richiesta, se ci si fa caso, c'è un parametro che dice ripristino e protezione della biodiversità. Però la biodiversità non Quindi sa proprio toccare questo, ma nessuno, nessuno sapeva, nessuno sa nemmeno io usare. sapevo questo termine, E invece biodiversità. questa qui è fondamentale. Allora, quindi è chiaro che lì c'è bisogno, sarebbe bisogno di tecnici, oltre perché il professore di scienze ci sta, ma poi il professore di scienze dovrebbe avere sotto di lui dei tecnici che sappiano capire quello che lui dice, cosa che oggi non ci sono, perché oggi al massimo si trovano dei giardinieri, ma il giardiniere non è uno che conosce la biodiversità, perché il giardiniere, quando è bravo, sa piantare un albero, ma non sa riconoscere se in quella zona c'è un riccio che ci va a dormire. E quindi deve proteggere quella zona, perché il riccio è un parametro, perché se tu non hai certi animali in certe zone non riesci più a ottenere quell'equilibrio che a te ti serve per mantenere quella zona in E non equilibrio. mettere piante antagoniste. Per esempio, piante antagoniste che bisogna fare attenzione a cosa usare, ci sono tutti i problemi delle piante che sono non autoctone. Noi siamo pieni di amianti in queste zone che ci vengono, che si chiama ambelone del paradiso, che viene dall'Asia e che è diventato estremamente invasivo e che supera le nostre piante e le fa morire. Quindi è tutto un lavoro che c'è su questo campo che si innesta in vari campi, ma che avrebbe bisogno fortemente di una Per esempio, noi preparazione abbiamo particolare. personale
in grado di dare e di fare questo poco, tipo di docenza. Pochissimo, anzi, praticamente. Cioè, questa è la mia preoccupazione, no? E quindi è proprio per questo che invece c'è bisogno di formarne di nuovo, poco, di giovane, di. Conoscendo un poco il mondo scolastico abbastanza bene, tutte queste preparazioni che tengono i professori, penso difficilmente, forse sanno qualcosa a memoria su qualche cosa, ma non hanno la comparazione di questo che fa bene a quell'altro, capisci? Quindi ci vogliono, diciamo, personale esperto, sì. Cioè che praticamente non è che ci vuole forza una laurea per fare questa cosa. Secondo no, i tecnici, me, allora la laurea serve per la laurea chi, serve come titolo per di chi base deve culturale. Dirigere una cosa del genere, ma però il tecnico deve sapere quello che fa. Anticamente, perché se non sono, non anticamente, abbiamo gli anticamente negli istituti professionali chiamavano gli aspecifici. Chi erano gli aspecifici? Erano tutti quei tecnici, tutti quei professori che non avevano una laurea, che non avevano un diploma, ma erano quelli là che insegnavano le materie. Esempio pratico. Chi era una specifica? Uno che aggiustava gli orologi. Andava in istituto professionale, corso per e il professore, che era il più importante, era quello che aggiustava gli orologi. O quello, cioè, che faceva del tipo di riparazione di macchine. Sono professore a specifica. Quindi io penso che la formulazione di un corso, a noi non ci servono i laureati. No, quelli li abbiamo. Ci servono, però. Ci servono gli aspecifici, cioè quello che dice con la sua esperienza decennale, quinquennale, tutto, dice guardate, io ve lo dico da adesso, come ha detto tuo padre, mo è venuto l'incendio, già vi dico che fra 6 mesi, appena che verranno l'acquazione e tutto, ci saranno le frane. A me mettere il piano, mo che tipo di piano? Giustamente, non mai i pini, perché vanno in senso orizzontale, cioè alberi che vanno, che radici giù. Quindi secondo me bisognerebbe individuare gli aspecifici. Bisognerebbe individuare e formarli. E formarli. Formarli. E questo è un compito che veramente, se ci riuscite, è molto importante, perché la cultura è quella che si ha a livello pratico. Cioè nozionisticamente, ma effettivamente è diverso dalla pratica. Cioè qua stanno parecchi personaggi che sono diventati bravi professori, però nella parte pratica, quando vanno in una classe, i ragazzi se ne mangiano, perché non hanno il contatto psicologico, oppure di gente che si sono laureati in medicina, però hanno il terrore del sangue, hanno il terrore di questo, quindi vanno a mettere a fare i divulgatori scientifici, con tanto rispetto per i divulgatori scientifici. Quindi allora noi restiamo così, Presidente, che cerchiamo di creare qualcosa di concreto per fare questa prevenzione, ma principalmente per divulgare questa biodiversità. La biodiversità in tutti i campi, perché in effetti non soltanto quello, specialmente a livello marino, oggi più che mai dobbiamo utilizzare questi tecnici, perché se no a banderina blu non si mette. No, ma infatti se non si recupera la qualità dell'acqua e quindi la qualità dell'ecosistema mare, è chiaro. Si parla tanto di bonifiche, poi alla fine si è visto come la vogliono fare, vogliono fare una copertura. No, ma il bello che vogliono fare, soprattutto qua a Bagnoli, stanno facendo. No, ma a parte la copertura, ma la cosa grave che sta succedendo a Bagnoli, che molti non la conoscono, ma io la dico sempre. È che, attenzione, a Bagnoli in Vitalia sta creando, già noi avevamo uno sbucco fognario a Bagnoli, a Calabadessa, che era un troppo pieno, cioè praticamente cosa succedeva? Che quando pioveva moltissimo, succedeva che l'acqua delle fogne, dell'acqua bianca, che superava quindi un certo livello all'interno della fogna, usciva insieme alla fogna a livello di Calabadessa e quindi andava nelle acque di Posillipo. Questa roba porta a un inquinamento ogni volta che smette di piovere, quindi io dico a tutti, quando piove molto a Napoli non andate a fare il bagno per i 2 giorni successivi, perché trovate liquami nell'acqua, si sporca. Il problema è perché c'è questo troppo pieno che la fa uscire. Ora questi non contenti con i lavori che stanno facendo mo, non solo c'è questo già uscita fognaria, ne vogliono fare un'altra che passa sotto il canale di Nisida. Ho capito tutto, io già ho letto. Una follia. Allora, una roba. Ho mandato dei segnali
a chi è politico, che stanno facendo parecchie cose che non si devono fare. Ma lì c'è stata una... Antonio, ti fermo, perché c'è stata una cosa importante. Io come associazione GEA, ma siamo stati circa 50 associazioni, abbiamo mandato delle osservazioni ufficiali al piano di Invitalia sul portale del Ministero per protestare. Ci sono state circa 70 mail di protesta sul portale del Ministero. Allora io, conoscendo tutta questa realtà, conoscendo soltanto i 3 persone che si sono messe insieme, o sindaco di Napoli, Fitto, De Luca e compagni a me, ho detto: chi vuole fare veramente politica, mettete gente esperta a vedere che cosa stanno combinando. No, infatti, perché lì c'è un problema serio. Mi incomincia a preoccupare, perché sinceramente mi sono incominciato a preoccupare veramente, perché che si dovrebbe fare una bonifica veramente eccezionale, ma addirittura vogliono fare una copertura. No, ma lì c'è un problema. Il problema di Bagnoli era un problema che moltissimi, ma già da Vezio De Lucia in poi, stiamo parlando dell'era di Bassolino per capirci bene, ma Vezio De Lucia era sicuramente persona qua. Vezio De Lucia che cosa aveva detto? Che su Bagnoli si doveva fare ripristinare la linea di costa, se ti ricordi, e c'era il problema di fare un grande parco che doveva prendere quasi tutta l'area dell'ex di Tal Sidere e una zona alberghiera. Questo era quello, quindi centro congressi, queste cose qui. E la spiaggia doveva diventare spiaggia. In quel caso una spiaggia pubblica che Napoli, guarda caso, non ha. Perché Napoli spiagge pubbliche non ne ha, se uno vuole andare a fare il bagno. Hanno fatto un poco di Bagnoli adesso. Ma poca roba, ed è l'elioterapia, non ti puoi fare il bagno a mare. Detto questo, oggi che cosa si sta facendo? Sono passati quasi 30 anni, io ero un ragazzo quando si parlava di questa cosa, sono passati quasi 30 anni da allora, non abbiamo fatto nulla, ma soprattutto non abbiamo fatto le cose più importanti. Cioè, a Bagnoli la prima cosa che si deve fare è depurare l'acqua del mare. La prima cosa. E non abbiamo un depuratore invece, perché abbiamo il problema, come ti ho detto, di Calabadessa, dove scarichiamo ancora fogna nel mare. E non abbiamo preventivato di fare un depuratore per l'acqua di Bagnoli, per gli scarichi di Bagnoli dell'Alta Posillipo. La scarichiamo ancora nel mare nel 2030? Cioè, secondo me è folle. Cioè, proprio... in quello specchio d'acqua si fa il bagno, perché ci sono un sacco di stabilimenti balneari, ci sono allevamenti di mitili, quindi c'è mitilicoltura e in più c'è tutto il problema paesaggistico, problema paesaggistico, cioè una cosa folle non andare a scaricare. Io questo dico, a me mi fanno paura. Io ho detto: chi vuole fare politica e vuole fare occupazione, leggetevi gli articoli che sono usciti ultimamente di quello che vogliono fare, che poi tra le altre cose, l'unica cosa che hanno fatto come gli americani, che hanno fatto gli espropri della zona sotto Coroglio, e gente che teneva nella casa, tuttamente, che parla, sì, lava giù tutto. E stanno facendo fare la fine gli indiani. Però a molti di loro gli hanno dato la casa internamente di quelle, perché ricostruiranno su un pezzo. Sì, ma non hanno non più fronte mare. Non è quel valore che... No, non è più fronte mare. Non è più fronte mare, perché lì però c'era un problema, perché loro lì c'avevano, nel piano c'era il ripristino della linea di costa, e dato che quei palazzi stavano sul mare, è come se ti chiudessero la linea però, di costa. Scusa, Presidente, la linea di costa, no? È come tutte le organizzazioni sociali e giuridiche valgono in quel periodo che sono state fatte. In quel periodo la linea di costa non ci stava. Quindi chi ha fatto la linea di costa l'ha fatto qualche ignorante che stava al comune all'epoca, con il demanio che l'hanno fatto, hanno fatto una linea di costa che arriva fino a Pozzuoli, dove in questa linea di costa molti palazzi storici che tengono del 1800 li cadono, che se ne tagliano a metà. Però non credo che faranno. Ma non le possono fare. Non lo possono fare. Anche perché potrebbero fare non solo causa Amori, ma la, come si dice, si protegge un'autotutela. Perché quei palazzi storici tu non puoi dire vicino a una persona: io oggi ti esproprio la tua casa di 8 stanze e ti do una stanza in un posto diciamo squallido, è una casa che oggi vale 700-800 mila euro. No, cioè, ma infatti, dai, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ma io parlavo solo del Borgo di Bagnoli. Borgo di Bagnoli che è diverso, il vecchio Borgo. Diciamo che purtroppo questi qua stanno facendo, ecco,
dietro ogni movente ci sta un movente, fanno paura perché in effetti tutto quello che tu dici, vabbè, ma quello mo l'acqua è pulita, ma non significa niente che è pulita, ma è pulita l'acqua, ma dentro all'acqua c'è sta qualcosa. No, ma non è pulita perché là devono fare ancora la bonifica del fondale, perché il fondale è pieno di metalli pesanti, lì c'è ancora tutta la bonifica, per questo non ti fanno fare il bagno. Tu vieni a prendere solo il sole, ma non puoi fare il bagno. Perché non puoi fare il bagno? Non puoi fare il bagno perché il fondale è ancora inquinato da metalli pesanti. Sì, però io dico che voi date la spiaggia... In elioterapia. Ma chi è che sta resistendo? Ci vanno la gente a fare l'elioterapia. Pure io non ci andrei mai, però ci sta gente che ci va. Sono le docce. Ma è docce, ma non esiste, quindi... No, sono d'accordo. È impossibile. Non si dà altra scelta. Non c'è altra scelta. Le persone, quei poveracci che pur di prendersi il sole, lo fanno. Quindi, allora, noi ci rivedremo sicuramente, poi partiremo con un bel progetto, con tutti i crismi, perché in effetti bisogna far capire a tutti quanti che non si può andare avanti così, perché effettivamente si deve prevenire tutto. Mo, tuo padre è stato una persona che ha buttato come Nostradamus le prime piogge, sicuro avremo le prime frane, dove abbiamo purtroppo è male. E nessuno fa niente, ma la cosa più brutta, come diceva tuo padre, che non si sa di chi è la responsabilità, non si sa di chi deve intervenire, comune, provincia, regione, le mani. Quindi alla fine ti rendi conto che l'unica cosa che uno tiene è fare la prevenzione. E la prevenzione ci vogliono gente, ecco, a specifici, che hanno proprio la professionalità, quella là del vissuto. Oggi noi dobbiamo avere la professionalità del vissuto. Oggi è importante avere questo tipo di esperienza. Io parlavo con un amico che era vicepresidente di un'unità sanitaria, quando il sistema di unità sanitaria ci mandò, quando esce il sangue dal naso, nella Valfortura vanno pronto soccorso, non hanno mai visto sangue, l'hanno portato qua da parte perché non hanno mai visto questo. È l'esperienza, la quotidianità. Oggi noi viviamo purtroppo in mezzo a delle persone che non vogliono capire, ma non si interessano, ecco, e questo è quello che fa paura. È inutile che uno fa Cassandra, che non se ne importano proprio. E quando succederà sicuramente le frane, perché dai Camaldoli è bella, una bella discesa di fango, arriva fino giù alle case. Mentre sono stato fortunato che il fuoco si è fermato, ma il resto rotola. Potrebbe non fermarsi. Cioè. Va bene, allora vi aspetto la prossima volta. Grazie. Allora, grazie a Federica e a Roberto. Grazie, alla prossima. Buona serata. Buona serata.